era legata al terrorismo e al potere mafioso, cioè l'Italia era un paese molto difficile da governare e nessuno ha ben capito cosa è successo esattamente in quegli anni. Certo, le responsabilità di Giulio Andreotti sono state molte.其实就是意大利的这个，从整个的80年代到90年代是一个重大的一个转型期，其中呢有非常多的一些跟于关于黑手党有关的一些恐怖的事件。那这个时代其实是非常难解读的，就包括这个安德烈沃提的这个总理也是非常难解读的一个角色。Ma al di là delle responsabilità di Giulio Andreotti, il discorso di fondo è che Paolo Sorrentino è un regista interessato al racconto del potere. Adesso, dopo il Divo, abbiamo fatto questa serie degli Unpope, che in fondo parla di potere, cioè del potere della Chiesa. E adesso abbiamo appena terminato un film su Silvio Berlusconi, che uscirà l'anno prossimo. E quindi ritorna questo racconto del potere. 因为这个索伦蒂诺导演呢，他对这个他非常的喜欢这个关于权力的一种叙事啊，包括之后他做了一些电影，就是比如说那个年轻的教宗这个电影这个电视剧吧，也算是一个这个也是关于权力的，包括他们刚刚完成的一个新片叫做《他们》。也是讲这个新的这个最近20年的这个掌权的这个总理是贝鲁斯的那个。Non ho mai capito come mai è così interessato al potere, forse perché vive in fondo sul set la stessa situazione, quindi il regista è il padrone della troupe, il capo assoluto della troupe. 我不知道他为什么这么对权力这么感兴趣啊？可能就是在一个导演的这个角色来说的话，在一个现场里面，他可能就在一个权力的一个巅峰上面。Ma questo ha a che fare con i psichiatri, non con il cinema. 这个不能直接的呀，这个跟电影无关，这个侵略者他们的这个为什么索伦蒂诺对权力这么的感兴趣？Quindi se avete delle domande io cercherò di rispondere, ma insomma non sarà semplice. 你们如果有什么问题的话，可以随便问一下。意大利的电影都是比较轻松的，然后您这个电影关于意大利的这个政治，然后我是很感兴趣。然后我在看这个电影的过程中呢，就是他在那个就是他的那个男主角，然后去竞选总统失败以后，然后就出现了对他的各种指控，包括他的团队。但是在他的审理过程中呢，我是注意到好像这个电影是不是有意无意的去透露着。最后电影的最后的结局，就是我看到最后电影结局的时候，有这个滚动字幕是说，这个男主角最后是无罪的一个结果。但是我在看的过程中呢，我是感觉好像这个电影是不是过早的就透露出了最后的这个结局？那个是导演的问题，那个是你的导演的，应该怎么回事？Assolto nel processo non significa automaticamente che si accede. La questione è molto controversa e molto ambigua. Diciamo legalmente il risultato è innocente, però molti sospettano che sia coinvolto in quello che è successo. 这个他并不是，就是他的这个影片的态度其实是比较模糊的啊，但是就是说他就是直到现在他也是被就是安德烈沃提也是被指控的。跟这个黑手党有关系，但是这个东西没有被法律证明过的，所以说他这个电影其实是游走在一个比较中间的这样一个地带，比较模糊。Una cosa molto interessante che adesso poi potrei parlare di fotografia. Quando ci siamo incontrati per la prima volta per fare il film, Paolo mi ha detto che avrebbe voluto che Andreotti
vivesse nell'oscurità in tutte le parti private, diciamo, quando viene a casa vive sempre nell'oscurità. C'è una scena secondo me molto bella di la moglie accende le luci e lui le spegne in casa, quello che è molto significativo. 这个他们在处理这个电影的摄影的时候呢，那个索伦蒂诺导演说，这个我们要把这个安德烈沃提处理在一种黑暗里，因为安德烈沃一直都是生活在一个比较黑暗的环境里面，比较私人的一个空间里面。所以说他那个，比如说电影里面那个细节，就是一个人关开灯，然后他的老婆开灯，然后他自己关灯的那个细节，就是表现了他这个这样的一个个人的一种特性嘛。 Paolo mi aveva raccontato che era andato a fare un'intervista finta con un giornalista vero ad Andreotti prima di fare il film. E era piena estate, c'era il sole e lo studio di Andreotti era completamente nell'ombra. E questo l'aveva molto colpito, era un'indicazione di fotografia che avremmo dovuto cercare di riprodurre. Vera, vera. 他们在这个电影拍摄之前，他们跟那个安德烈奥提进行了一次采访。那个时候安德烈奥提还没有去世，那这个他的就是说外面全部都是非常的这个大太阳的一个天气，但是安德烈奥提的这个房间是黑暗的，所以说这个给他们的摄影的早期呢就定了一个这样的一个基调。 Io ho sempre cercato di fare dei film molto scuri, molto il più scuri possibile, perché secondo me è più interessante, solo che poi mi sono sempre scontrato con la sensibilità della pellicola in termini tecnici, che invece richiede un po' più di luce. E allora ho sempre sofferto perché ho dovuto sempre mettere più luce di quella che avrei voluto mettere. 这个他一直都想拍一些那种影调比较黑的一种电影，因为他觉得这样的会产生更有趣的一种效果。 然后呢，但是呢，就是当年还在拍胶片的时候呢，就会给了一些很多，因为胶片的感光度的问题，它会有很多的限制。然后呢，其实这个他就需要去布更多的一些灯。 Adesso finalmente con le macchine della presa digitale posso veramente mettere pochissima luce. Ci sono dei momenti in cui la macchina digitale da ripresa vede di più dell'occhio umano. Questo mi mette in una condizione finalmente di poter fare delle luci molto più realistiche e molto più adatte alla storia. 现在的这个数码科技呢，就是可以终于有这个可能性去让它用更少的光，因为其实在一个电影的这个感光，它比眼睛还要更加的敏感。 就这样呢，就可以产生出一种非常的这种自然的服务于叙事的一种影像。 Io insisto su questa novità del digitale perché secondo me, perlomeno in Italia, non so se fosse magari in Cina, no, però in Italia c'è molto rimpianto della pellicola, l'idea romantica della pellicola che nasconde secondo me invece poi una volontà corporativa di una categoria di direttori della fotografia che conoscono come illuminare il set con molta luce e adesso questo non è più necessario. 其实这个不知道在中国是不是这样的一个情况，就是在意大利呢，大家其实对这个胶片的这个丧失是很多的摄影指导是有一些遗憾的啊，或者说他们是，但是呢，对于这个 Luca 来说，他总是拥抱这个新的技术产，对于这个叙事的一些帮助，或者总是用新科技来，更加数码技术来服务于他的一个叙事，我觉得这是 Luca 的一个非常的独特的一个地方，代表性的。 Si apre oggi una nuova possibilità di una nuova immagine cinematografica e vedo che c'è una certa fatica nel comprendere questa cosa, nel senso che si tende a usare un po' le stesse luci di una volta e il risultato è pessimo adesso se si lavora in quel modo. Bisogna veramente inventare un nuovo modo di mettere la luce o di togliere la luce. 其实这个新的科技呢，展开了一种非常就是现在的这个数码的这种电影科技，其实产生了更多的可能性。 如果按照以前的方式，就是按照还是按照以前的那种电影布光的方式来处理的话，其实是不，就他来看是不太好的。其实应该在这个环境里面发现新的一些布光的可能性，或者说把一些光去直接去掉，布光上去掉也。其他的问题呢？
导演你好。电影最开始的时候是有一些枪杀的场面，并且这部电影是关于一个政治人物的一个审判，本来是一个比较严肃的基调，但是整部电影下来，我发现你穿插了很多舒缓的、时而跳动的一些歌曲在里面，是不是你有意的要把这部比较严肃的影片朝一个比较艺术的方向去展现？谢谢。Signor Di Gatti, questo film parla, cioè all'interno di questi film ci sono anche tipo assassini che poi narra di un personaggio politico, quindi un tema piuttosto serio, però ci sono inseriti anche in questo film tante canzoni allegre, quindi cioè, porta questa inserizione di queste canzoni allegre vuole portare questo film a una direzione artistica? Beh, insomma, io penso poi che rivedendo il film mi è sembrato molto difficile e molto anche faticoso, quindi diciamo che se ci sono delle canzoni allegre, leggere, forse per aiutare anche il pubblico, anche il film è girato in una maniera molto, come dire, molto moderna, è montato in maniera dinamica, ci sono delle inquadrature che vogliono anche fare sorridere nelle posizioni dell'attore, nelle posizioni della macchina, il cinema deve essere popolare e rendere popolare questo argomento non era semplice. Ti è stancato? Può ripetere perché non stavo prendendo nota. Vabbè, devo ripetere? No, dai, conducete, dai. Sì, sì, vabbè. Dicevo che secondo me il film non è un film semplice, quindi inserire delle canzoni è stato e anche girarle in maniera con un montaggio molto veloce, molto leggero, è stato un modo perché il pubblico si avvicinasse a un film così difficile. 你可以说呢，这部电影呢，它本身是不是一部非常容易去理解的电影？所以呢，我们也在这部电影中穿插了这样一些比较欢快的音乐，就是包括一些比较快的这样一些剪辑，也是希望能够把这样一部比较沉重的电影，能够让观众以一种比较轻松的方式去看这样一部电影。Poi, insomma, è un argomento molto difficile, ma il film è molto piacevole per certi versi. Vi ricordo anche questo discorso che l'ho fatto all'inizio, che nessuno voleva finanziare il film, quindi ci sono stati dei privati che hanno messo dei soldi e noi in qualche modo avevamo anche un debito verso di loro, perché nessuno ha voluto finanziare il film dei gli investitori ufficiali, cioè lo Stato, le televisioni private e pubbliche si sono ritirate tutte appena hanno visto la pericolosità legale dell'argomento. 这个话，它的这个主题其实政治比较沉重，但是它整个观影的一个过程可以说是比较愉悦的。正如我之前也讲到，这部电影在刚开始拍摄的时候呢，没有人愿意去，没有人愿意去，特别是没有公众的这样一些机构愿意去赞助它，因为它的这个话题比较敏感。但是后来我们还是有一些他们以私人的身份赞助了这部电影，所以我们也非常感谢这样一部分人。首先我要表达一下我特别喜欢这部电影的美术和摄影，然后因为涉及到意大利政治人物的一些故事我其实不是很了解，但是您是摄影嘛，然后我有一些关于摄影的问题想问你。首先是从一开始几个蒙太奇剪辑过去以后，然后他那个主角的党派的一些人从下车开始就是一个特别特别低的那个仰视的镜头，从那个车轮到人的脚跟什么，就是然后整个后面的片子基本都是脚步很低很低的。然后我之前喜欢那个日本的一位电影导演小津安二郎，他的那个角度就跟您很像，但是感觉表达出人物的那种气氛是完全不同的，一个是温馨的，然后您这个就是很逼仄很阴冷的那种感觉。就是第一个，就是想问您，这些全片的大量的仰视镜头有什么想法？第二个问题是，就是那个男主角他坐在那儿很僵尸脸的一些片段的时候，他一直是脸是从中轴开始有很明显的亮和暗的两个部分。然后想问您处理这种光影的时候是有什么样的考虑？然后还有第三个问题是。
我注意到经常有那种固定的机位在那儿的时候，突然那个男主就从底下蹦上来，就是这样的摄影手法，您是有什么考虑？就这三个问题，谢谢。tre domande. Mi piace molto della fotografia di questo film, che non capisce molto della politica, però per esempio che l'ha notato questo, dentro questo montaggio all'inizio, quando succede questi personaggi, c'è sempre questo impatto dal basso verso l'alto, no? Che succede anche in tante situazioni del film, che somiglia tanto al film anche di un altro attore molto importante dell'Asia, è Ozu, però con un altro stile totalmente diverso, no? Prima domanda è questa considerazione sulla... Sì, rispondo subito a questo. Cioè, sì, grazie. C'è una scena che io amo moltissimo del film, che mentre la giravamo pensavamo che sarebbe stata buttata direttamente, perché in realtà narrativamente non è niente. È una scena che secondo me è proprio la più bella del film, quando Andreotti è chiuso nella macchina di notte, piove e la portiera non si apre, che in realtà non succede niente. Però secondo me è molto bella perché racconta visivamente in maniera molto semplice l'isolamento del personaggio politico. Ah, ok. 有一个片段他差点就是没有剪进去，就是那个，但是他们最后用的就是那个安德烈奥提坐在那个车里面，然后那个外面不是有保安打开门那段嘛，其实那段就是也没有讲述任何的有用的信息，但是实际上他就是表现了那种安德烈奥提那种被困的那种状态，被困境的那种状态。 Secondo me, per esempio, quella scena dimostra quanto Paolo Sorrentino sia un grande regista. Solo concepire una scena del genere girata, proprio al rallentatore di notte, una scena che francamente non porta narrativamente. Secondo me, proprio è l'impronta di un grande regista. Questo è un po' di un'altra cosa. 因为它不是在叙事上面，就是在那种传统的那种叙事上面有效的一些东西。Poi l'inquadratura dal basso sì, certamente è Ozu, però se ci pensate, noi continuamente nella nostra vita, io vado ossessivamente al cinema almeno 3 volte a settimana, continuiamo a introiettare modi di raccontare visivamente dal punto di vista fotografico e delle inquadrature, e poi questo ricordo di queste inquadrature lavora in maniera inconscia quando si fa un film. 当然他就是说这种低机位肯定是有那个，当然小金也用过，但是他其实就是在 X 机他去电影院去至少去3次，然后他就是非常的认真的观察这个所有的电影的摄影的角度啊或者怎么样的，所以说他在工作的时候呢，就会有一种非常的那种自然的方式，而不是去思考或者去那种特别的那种故意的去模仿谁的那种。 Questo lo dico perché ogni tanto mi capita di incontrare registi o direttori della fotografia che non fanno al cinema, che non amano il cinema. Ecco, io non capisco, questo non è un lavoro tecnico, è un lavoro che sull'artistico che ha a che fare con l'espressione visiva dei sentimenti, e quindi necessita della conoscenza profonda della materia. 有些很多导演啊，或者说摄影指导，他们其实是不去影院的。但是其实这个电影的摄影呢，或者包括导演这些工作，其实不是一个完全的一个技术工作，他觉得不是一个技术工作，而是一个完全的就是视觉上去怎么去视觉上或者从视听语言上面去表达人的情感。所以说这个情感是要用这个一个非常人的一个视角去理解它，而不是从一个完全说一个技术手段。所以说他作为一个很好的观众。 Cioè, io penso tra l'altro che il cinema sia un'arte che è in continuo miglioramento. I film di questi ultimi anni, di questi ultimi decenni, sono molto più belli di quelli degli anni 30, 40. Cioè, una mitologia insopportabile quella che una volta si stava meglio. Non è vero affatto, stiamo molto meglio adesso. Il cinema è molto migliore e l'arte è molto migliore di una volta. Quindi, questo continuo rimpianto del passato trovo che sia un atteggiamento
romantico e in italiano diremmo fascista, in senso reazionario. 这个他觉得艺术呢，就艺术在变好，就是特别是在最近的十年，特别意大利电影，就是他其实他觉得是一种非常大的一个进步，就是比三十年代的电影或者说电就是艺术或者电影一直在进步，所以说任何对以前的遗憾呢，其实都是一种非常的罗曼蒂克式的、非常浪漫的一种过去的更好。然后皮克斯先生觉得就是现在的一直在进步，一直在更好。 Grazie dell'attenzione e ricordo che per tutta la settimana avremo delle occasioni di vedere sia film in cui Luca Migazzi e addirittura della fotografia e anche ci saranno due workshop e per tutte le cose potete consultare il sito dell'Istituto di Cultura. Grazie. 关于我们的这样一些活动，可以在我们意大利文化处的网站上查阅详细信息。 Allora, ringraziamo innanzitutto Luca Migazzi, tutti coloro che hanno partecipato, sono stati molto attenti, presenti e quindi ci vedremo nei prossimi giorni. Grazie. Grazie.